Buongiorno a tutti e a tutti. Questo è un sabato, un weekend casalingo, come ormai tutti, anche perché sì, la campagna è in zona gialla, ma non ci va di fare nulla di particolare. E niente, oggi volevo dedicarmi ad alcune cose, ne vedrete una un po' più approfondita, un po' più particolare, che conto poi di fare anche in altre stanze. E poi devo spolverare a fondo la stanza da letto, che vi faccio vedere un attimo in questo momento in che condizioni sono. Ho appena finito di fare una cosa che vedete fra 2 minuti. Ci sono i cuscini, stavo finendo di fare il letto, ma mi serve sgombro dai cuscini perché devo un attimo andare a metterci su tutti i soprammobili. Ho preso lo scaletto per smontare le tende, ma soprattutto perché questa mensola proprio non riesco ad arrivarci, nemmeno con lo scaletto da 3 gradini che ho in cucina. Quindi niente, oggi è il camera da letto polvere day. Allora, il procedimento è il solito, simpaticissimo e noiosissimo. Così ne approfitto anche per fare ordine. Cioè, togliamo tutto, tutto, ma proprio tutto. Buttiamo tutto sul letto. Perché, ragazze, la mia Yankee si è fatta così? È vero che la uso poco, ma le altre Yankee bianche non si riducono così, tipo quella al cocco, però sono quelle piccine. Vabbè, comunque, togliamo tutto quello che c'è. Prima passiamo la pezza asciutta, che bello vivere nel verde, e dopo passiamo quella inumidita, giusto appena inumidita, con un prodotto. Io sto usando l'Olé, lo faccio vedere, vabbè che lo conoscete a memoria. Ci metto questo ocra, non vedo l'ora di finirla perché vorrei provare un nuovo gusto. E quindi niente, questo è il procedimento, facciamo lo stesso anche sulle mensole, sul mio comodino. Togliamo la polvere, vabbè, quadri e cornici, e su tutta questa parete. Thank you.
di grandi pulizie, che novità. C'è uno sprazzo di sole anche se dovrebbe piovere. Infatti, ho lavato le tovaglie antimacchia e subito si sono asciugate. Poi ho lavato tutte le vestaglie rosa mie di Giordana, roba di pile. Comunque, vabbè, perché c'è un vento spaventoso. E a Gaetano è venuta l'idea, e io non ci avevo mai pensato, pensate quanto sono intelligente comunque, di smontare il pannello delle tapparelle per spolverare la parte esterna più comodamente, così srotolandole un po' alla volta. Adesso, mentre qui con l'aiuto di qualcuno, comunque io mi chiudevo fuori, pulivo e poi mi facevo riaprire, nei bagni questa cosa non era possibile perché siamo al terzo piano e nel bagno ho soltanto le finestre, quindi ho trovato la soluzione per poter lavare a fondo le tapparelle stando comunque all'interno di casa. E niente, quindi stiamo approfittando per fare una pulita più approfondita perché ho smontato anche il bastone che sono andata a spolverare e giacciono sul pavimento le tende che vado a lavare praticamente fra un minuto. Adesso io ho un po' il timore di entrare qua perché ho paura degli insetti. La situazione non è tanto tragica per quanto riguarda la tapparella comunque, ma lo è su questo piano qui. Comunque non fa bene. Non so se si tratta di polvere asciutta. Sì, è semplice, guardate qua, semplice, semplice polvere. Quindi o mi monto un attimo il tubo del folletto o vado a soffiare. Poi c'è qualche calcinaccio da togliere, però diciamo niente di grave. Qui sarebbe un'ottima idea, non in questa casa che non ho gravi problemi, però a volte anche posizionare tipo dei deumidificatori, perché comunque è una parete che sta a contatto con l'esterno. Non so se vedete, questo è quello che io vedo proprio dal mio balcone, questo pannello di legno. Pronte a vedere il risultato? Ta-da! È venuto benissimo, anzi sembra che mi sia trasferita oggi in questa casa che me li hanno montati oggi. Le tapparelle, come vi ho detto, stavano bene, adesso queste sono crosticine, è diverso, però qua non c'era un filo di polvere che io questa non la chiudo mai. E niente, adesso pulisco un po' il bastone e poi vado a pulire il cassone che pure comunque al di là della guarnizione da questo lato qua sta bene perché quello lo faccio spesso. Thank you.
Allora, sono, vedete, buissimo, sono le 5 del pomeriggio e niente, io ancora non ho rimontato le tende perché non le ho ancora lavate, però sapete che io lavo le tende e le stendo umide, così stesso poi, diciamo, soprattutto quelle leggere si stendono già stando stese, vabbè, comunque, però la stanza è finita, ho pulito tutto, ho lavato i pavimenti, non c'è più nient'altro da fare, sono molto soddisfatta. Che dirvi? Io spero che questo video vi sia piaciuto, perché così magari, non so, trovate anche voi un po' di carica motivazionale per fare le pulizie, come faccio io quando guardo tanti, tanti video di colleghe come me. Comunque, sotto nell'info box, come sempre, trovate i miei riferimenti, la mia pagina Facebook, se volete saperne un po' di più sulla nostra vita in famiglia, se volete, non so, acquistare qualche piccola creazione, perché sapete che sono anche una sarta barra artigiana, faccio un po' di tutto. E soprattutto se volete chiedermi un consiglio potete scrivermi sulla pagina Facebook La Casa di Serena o su Instagram che al momento è in fase di manutenzione. Per un po' non trovate il mio Instagram, stiamo ristrutturando proprio per darvi un'esperienza ancora più, diciamo, a 360 gradi con quello che riguarda il mondo La Casa di Serena. E niente, lasciatemi un like, lasciatemi un commento. Io saluto tutte le nuove iscritte, i nuovi iscritti e invece abbraccio anche fortissimo tutti quelli che mi seguono da tempo. Ciao!